ecco, abbiamo detto le prime liberalizzazioni, la prostituzione e le chiese e la religione. Poi, la religione. Poi? Allora, io onestamente, per chi si vuole drogare, un cannoncino ogni tanto potremmo anche farsela, non è che sia una cosa. Cioè, liberalizziamo anche, ovviamente anche tutte le droghe. Liberalizzate. E tutte le droghe sorvegliate. Diciamo che a un certo punto vendiamo la cocaina nei bar, da duetti e cocaina, guarda che lei l'ha già preso. Non è vero, come no? Qua c'è il suo scontrino, qua c'è la sua tessera sanitaria, lei ha già preso due chili di cocaina. Non può mica prendere, se no le fa male. Se no le fa male due chili di cocaina. Due chili. Cioè, stabiliamo ogni persona da un tot di 2 kg di cocaina. Liberalizziamo anche la droga. Ma sotto controllo, perché quella fa male, onestamente. Ok. E le sigarette invece vanno abolite. Le sigarette vanno abolite completamente. Abolire le sigarette, quindi il proibizionismo sul tabacco. Quello assolutamente. Okay. Io direi di tassare subito da domani chi fuma. Fermare per strada, ferma, fumi tu, ecco, 5 euro subito. Perché 5 euro? Tu dammi 5 euro subito. La multa, Equitalia, subito, Equitalia, fumo, tac, subito. Ma come mai? Non mi spiego. Il fumo fa male, è disgustoso. La droga no. È un vizio. No, la droga no. La droga è sotto controllo, la cocaina è sotto controllo, ti uccide lentamente. Però quando arrivi a 90 anni dici posso anche morire. Che me frega a me dire. Invece il fumo ti ammazza prima, perché i polmoni, visto un servizio su internet, non lo spedì, arriva questa cosa di il carbonio. Vabbè. È una cosa, una capricciata, per Ok, il fumo tassare, allora, poi cosa liberalizziamo ancora? Allora, liberalizziamo tutto quello che c'è da liberalizzare. Cosa abbiamo come? Per esempio, gli avvocati. Allora, gli avvocati, io ho studiato legge 2 anni. Bene, faccio l'avvocato. Basta. Quanti esami mi ha dato? Io 7 esami. Lei ha dato 7 esami? 7 esami, di cui 5 fuori facoltà, perché allora si poteva fare. Quindi sono un terzo di avvocato. Lei è un terzo di avvocato? Già. Allora, dato che un avvocato entra in carriera a 30 anni e può fare 30 anni di avvocatura, io entrando in carriera a 50 posso fare 10 anni di avvocatura. Quindi posso fare l'avvocato. E io, meglio di me, chi è che lo faceva anche militare? Seguivo le mie burbe. Che erano condannate dai tenenti, io dicevo, perché condannare questa piccola burba? Perché questo che serve la patria? Perché? Io posso fare l'avvocato benissimo. L'ingegnere, scusa. Ci sono le formule su internet, del cemento armato, dei ponti, di tutto. Lei va su internet, formula del cemento armato. Che cazzo mi frega, ma l'ingegnere? Poi scusi, sì. Cacciano fuori da questa gli assessori, gli assessori. Allora, ieri sera io ero andato a vedere un film. Non stia troppo vicino. Un film sulla sesso dipendenza. Ah. Chi ti trovo? Chi ti trovo? Chi si trova? Chi ti trovo? Due assessori. No. Guarda caso sul sesso. E allora? Questi qua prendono 90.000 euro l'anno, ma si può? No, mica vero. Un assessore prende 90.000 euro, allora lo faccio io l'assessore. Sì. No. Lei sa meglio di me chi è il numero uno nella cultura, Caliceti, chi è il numero due, Caliceti, chi è il numero tre, io, almeno quello. So. Quindi lei vuol fare l'assessore? Liberalizziamo gli assessorati. Ah. Il primo che dice, io sono assessore, eccoli, tac, lui è assessore. Lei vuol fare l'assessore? Io faccio il secondo, che dico, è ancora Caliceti, e il terzo sono io. Tre assessorati, al prezzo di uno, perché 90.000 euro, Presidente. Non sono 90.000, come no? Ma molto meno. Ma scusi, Presidente. Insomma, lei vuole i soldi. Poi,